Cominciamo. Noi una volta eravamo il genere umano e adesso siamo solo parassiti. Gli Slenderman sono venuti qui per sterminarci. Sono apparsi dal mare, dai deserti e dalle montagne come un'oscura piaga biblica. Hanno invaso le nostre città e ci hanno uccisi a ondate. La nostra storia, la nostra cultura, tutto è andato perduto e ai sopravvissuti è andata anche peggio. I mostri li trasformano in delle specie di incubatrici e nel giro di qualche giorno diventano Slenderman a loro volta. I più alti della loro razza si radunano all'interno di megastrutture, più simili ad alveari di argilla e fili di ragnatela rossi che a vere e proprie costruzioni. E queste crescono verso il cielo, oltre le nuvole più alte di qualsiasi palazzo che noi uomini abbiamo mai costruito. Lì, sulla cima, da escrescenze simili a bocche e gigantesche labbra, quelle orribili strutture emettono nell'aria metano per fabbricare una nuova atmosfera. E così gli Slender prolificano a dismisura. Quel gas ha spento la vita vegetale nel nostro mondo. E nel frattempo i mostri hanno seminato sui campi che ci appartengono le colture di ossa e carne dell'oltremondo che abitavano prima di invaderci. La temperatura è aumentata. Il mare senza più controllo ha distrutto le nostre città portuali, ha provocato inondazioni, ha sommerso ogni cosa per trasformarla in un triste luogo dell'abbandono. I nostri boschi bruciano ogni giorno di più. Le fiamme verdi prendono forza dall'aria corrotta e respirare diventa sempre più difficile. Vicino a una città questo diventa quasi impossibile perché lì è peggio dell'inferno. Le case, le fabbriche, i grattacieli, persino i monumenti, ogni costruzione è stata tappezzata con i cadaveri della nostra gente, attaccati come francobolli. Lo strano metano nell'aria ha consumato il collagene nella pelle e appiccicato le salme dei nostri morti ai muri dei palazzi, dalle fondamenta fin sulle cime. Sì, lo chiamo metano, ma non so cos'è in realtà. Il gas scioglie e corrode la pelle, ma non so perché non attacca tutto ciò che sta sotto. I muscoli, i tendini, persino gli occhi che a volte si muovono ancora nelle orbite senza palpebre, o gli intestini sotto gli strati di muscoli e grasso addominale. Ogni cosa si conserva come sotto formaldeide e la decomposizione non arriva mai. L'Empire State Building, la Torre Eiffel, il Colosseo, non esiste monumento al mondo che non sia diventato testimone e simbolo della nostra estinzione. Il sangue scende dai tetti sui muri come radici di edra e ripete lo stesso motivo intrecciato che percorreva all'interno dei corpi. Tocca l'asfalto delle strade e quando la gravità cessa di spingerlo in avanti si ferma in un punto a caso, come l'estensione massima di un organismo alieno privo di volontà. Ratti, insetti, esseri umani. Come ho già detto, adesso siamo noi i parassiti. Gli Slender hanno inciso questa parola nelle nostre menti, ci entrano in testa, ci paralizzano con i loro poteri e prendono il controllo del nostro sistema limbico, rendendoci schiavi per segregarci in campi di concentramento da cui non usciamo mai più, se non sotto forma di altri Slenderman. I bambini nati in questo mondo non sanno più leggere né scrivere, eppure sanno come impugnare un'arma, come mirare e fare fuoco. Sanno produrre proiettili e sanno contarli prima che il caricatore sia completamente scarico. Appena si dimostrano abbastanza responsabili sotto i pastrani di gomma che tutti indossiamo per ripararci dalle piogge acide, indossano dei gilet esplosivi per non farsi prendere vivi. E nel caso ci siano di compagni attorno, ingoiano una pillola velenosa ricoperta con dello zucchero. Forse per nascondere l'amaro che lascia in bocca. Su alcuni di noi il controllo mentale degli Slender non fa presa.
Noi siamo quelli che combattiamo, ma lo sappiamo, è solo questione di tempo e prima o poi il pianeta sarà loro. E i più deboli non si chiedono se verranno catturati, ma quando verranno catturati. In tal modo si violentano prima del tempo, nello spirito e nella carne. Guardano i loro parenti, la madre, il figlio, l'uomo, i genitori, e nel profondo del cuore hanno già rinunciato alla loro presenza, come se fossero già in mano agli Slender, morti o catturati. L'unione dell'uomo è venuta meno perché ognuno è costretto a pensare per se stesso. Le comunità rimangono isolate, si frizionano e ogni individuo riflette su cosa farà se gli Slender sfonderanno le barricate di rottami. Il vecchio mondo ormai esiste solo nelle nostre menti. È il pensiero primordiale che spinge in avanti il nostro malato istinto di sopravvivenza, che ci tiene in marcia e in vita, ma la meta non esiste più perché ogni pensiero razionale ci dice che ormai è finita. Ogni vile, ingannevole, odiosa emozione chimica ci dice che è così, ma ogni tanto qualcosa gira per il verso giusto. Certo, quel barlume di speranza una volta su un milione è quanto basta per continuare, ma è anche vero che l'umanità ha sempre pagato a caro prezzo la speranza. Le piccole vittorie non contano niente, ma nel nuovo mondo per me non è poi stato così difficile andare avanti. Anzi, è stato semplice. Adattarsi o sopravvivere. Perché nel vecchio mondo, per quelli come me, non c'era mai stato spazio. Chimici produttori di droga, serial killer, sociopatici, esperti di guerriglia urbana, aspiranti terroristi, piromani. E poi, quelli come me, con il feticismo per le esplosioni. Un inutile ingegnere civile con un'insana passione nel creare in casa ordigni improvvisati per venderli nel deep web. O farli semplicemente deflagrare lontano dalla civiltà, in un casolare abbandonato, legati sulla schiena di una vecchia vacca. In questo mondo le persone come me non solo sono sopravvissute, ma hanno prosperato. Vivo su un'isola che un tempo era una discarica di apparecchiature elettriche e meccaniche. Con i rottami posso costruire quasi di tutto e so che la Resistenza ha un disperato bisogno del mio aiuto, perciò ne approfitto. Loro possono pagarmi in scatolette di cibo scadute da anni. Tonno, fagioli, piselli, persino carne in scatola per animali. Le misere scorte dei loro gruppi sono quasi finite, ma possono durare anni per un singolo individuo come me. Forse fino al giorno della mia inevitabile morte. Sapete una cosa? Sono contento che gli Slenderman siano arrivati. Significa che posso far esplodere tutto quello che voglio, costruire le armi che desidero e chiedere il prezzo che reputo più opportuno. Ogni giorno, ogni notte le leggi non esistono più e non ci sono più nemmeno le fottute prigioni del cazzo per quelli come me! Allora, per cosa dovrei lottare? Per tornare al mondo di prima? Oh no, non credo proprio, non io. Le città, le persone e gli altri sopravvissuti per me non sono altro che esche. E a volte chiedo ai comandanti della Resistenza un pagamento in malati o persone di cui le comunità possono fare a meno di mantenere, in cambio dei miei prodotti. Mi servono come vermi sull'amo. Le raduno in un recinto, le costringo a lamentarsi e quando gli Slender arrivano faccio esplodere tutto per testare qualche nuova invenzione. Così eccitante! Come dite a proposito di quei leader? Che è impossibile che un essere umano a difesa di una comunità sacrifichi le persone che ha giurato di proteggere. Oh, sì, forse è così. In tempo di pace, o in una guerra contro altri esseri umani.
In tali casi credo che la mia sarebbe stata considerata l'immorale richiesta di un folle, ma ora tutto è possibile, anzi, no, non possibile, ma necessario. Se solo i nostri politici, i nostri media, i nostri eserciti non ci avessero mentito, allora non saremmo rimasti a leccarci le ferite da soli. Probabilmente avremmo avuto una risposta collettiva e forse non saremmo arrivati a questo punto. Ma adesso, a ben pensare, non importa più il come o il cosa, perché ogni tentativo dell'umanità è sbagliato ed è destinato a fallire. Noi ci estingueremo. Prendo le pinze dalla mia fornace e spingo un po' più in fondo nel suo ventre di fiamme morenti il crogiolo dentro il quale ho messo a riparo un esplosivo. Non ho più il tempo per collegarla a un timer, perciò mi baso sull'esperienza maturata in anni di errori. Mi chino sulla mia creazione. È perfetta. Di certo raderà al suolo metà dell'isola, la mia officina e tutti gli Slender che 10 minuti fa sono emersi dal mare sulle spiagge di Rottami e si stanno avvicinando. In un certo senso mi dispiace. No, non per le vite dei miei prigionieri, ma per tutti i materiali che non avrò più opportunità di riciclare per creare armi. Oh, l'amarezza per questa rinuncia mi riempie di apatia. Prendo lo zaino, il pastrano, il fucile automatico, lascio il macete e risalgo sulla cresta della costa prima di scendere di nuovo in basso verso il molo. Il potere mentale degli Slender preme contro il mio io psichico e alcuni di loro si teletrasportano tra i tronchi nella foresta attorno a me. Si mimetizzano come insetti stecchi in un groviglio confuso di rametti spogli, ma ormai i miei occhi hanno imparato a riconoscerli. Sono ovunque, aggrappati ai rami, dritti davanti ai tronchi, come lunghissimi scheletri vestiti di tutto punto che giocano a nascondino. E se non presto attenzione, tentano di afferrarmi. Le apparecchiature elettriche più avanzate smettono di funzionare. Ecco perché con me ho solo roba meccanica o analogica. Creano interferenze. E le luci dei lampioni sull'isola sfarfallano, rivelando a sprazzi ciò che si nasconde ai confini della luce. Le esche nelle gabbie iniziano a stare male. Le sento gridare, ed è un'ottima cosa, perché questo attirerà l'attenzione degli Slender lontano da me. Avvertono vertigini, nausea, mal di testa. Alcune svengono, gocciolano sangue dal naso, dagli occhi, dalle orecchie, dal buco del culo, e perdono addirittura la memoria. Le esche più paranoiche diventano aggressive, vanno in panico e hanno reazioni differenti del tutto incontrollate. Alcuni si danno all'autolesionismo, altre litigano con delle allucinazioni, mentre le più gravi addirittura con se stesse, in un disturbo dissociativo dell'identità ossessivo-compulsivo. Poveretti. Ah, questi sono i sintomi che non li rendono idonei alla trasformazione in Slender. E ciò significa che saranno uccisi tutti, dal primo all'ultimo. Eccoli. Li vedo arrivare e, come al solito, sono teso in un modo strano che non comprendo del tutto. Gli Slender sono altissimi, come uomini stilizzati, molto magri di carnagione bianca. Sono calvi, non hanno occhi né bocca né orecchie, e i loro passi coprono molta più distanza di quella che le loro gambe permettono. Hanno braccia lunghe fino alle ginocchia, grosse mani ossute con dita artigliate e sulla schiena agitano nel vento un evanescente organo tentacolato che sembra fatto di fuliggine. Il più alto di loro percepisce la mia presenza e si separa dal gruppo mandando i suoi sensi alieni in esplorazione nella mia direzione. Indossa un abito nero elegante con una camicia bianca e una cravatta rossa. È un predatore come me, e percepisco questa cosa come un muro insormontabile che si erge fra di noi. Eppure lo rispetto, perché senza quelli come lui, la mia vita non sarebbe stata la stessa. I suoi compagni più bassi entrano nei recinti elettrificati delle esche come ragni che scavalcano una rete.
Raccolgono le persone come funghi, le scelgono, abbracciano sul petto quelle idonee e strappano via la testa alle altre, afferrandole per la nuca e torcendo loro il collo prima di dare l'ultimo strattone. Come bambini che tolgono il picciolo alle ciliegie. Non mi lascio distrarre, tanto non me ne frega niente. E faccio lo sforzo di guardare il loro capo, lì dove dovrebbero esserci occhi e bocca. Si aggiusta la cravatta e con pochi terrificanti passi inizia a chiudere la distanza camminando nella mia direzione. Sa dove sono, è consapevole di me e la cosa mi irrita in modo terribile. Sono io il cacciatore, bastardo maledetto! Non sono un cazzo di soldatino di piombo per farti giocare. Ti credi più furbo di me e forte dei tuoi poteri? E va bene. Giochiamo al tiro alla fune. Seguimi. Seguimi e vieni a prendermi sotto specie di Jack Skeletor del cazzo. L'esplosione della mia officina dilania il corpo dei suoi compagni e lo manda a gambe all'aria in avanti. Che botta! Lo spostamento d'aria è arrivato fin qui! Sì! Le lamiere del tetto volano via, decapitando gli Slender più distanti, mentre i più vicini si accartocciano nelle fiamme o rimangono schiacciati dalle carcasse d'auto e dai motori che precipitano. Ora hai capito con chi stai giocando, Jack? Bravo, bravo, Jack! Guardati in giro! Li vedi quei bidoni di carburante? Se ti avvicini mi basta premere un pulsante e la tua lingua saprà che sapore è il tuo culo. Ora prova a guardare quel passaggio obbligato nel filo spinato, ci sei? Alla fine troverai solo un campo pieno di mine. Forza, Jack, che succede? Non hai le palle di venire a prendermi? Non vuoi farmi diventare un tuo sottoposto? Non ti eccita l'idea di staccarmi la testa? Esco dalla protezione della foresta e lo invito a seguirmi oltre la cresta verso la spiaggia alle mie spalle. L'erba gialla è alta contro le mie ginocchia. Punge e nasconde altre trappole esplosive che potrebbero portargli via una gamba. Vedo il suo profilo, è un maledetto mostro del cazzo e non si avvicina. Cosa aspetta? Cosa sta studiando? Cazzo, cazzo! Com'è eccitante tutta questa fottuta storia! Premo contro la spalla il calcio del fucile automatico, guardo nell'ottica, scendo in ginocchio e trattengo il fiato prima di piazzargli un proiettile in mezzo alla fronte. Rilasso il dito e sparo. Mancato! Com'è possibile? Alzo lo sguardo dal cannocchiale e vedo che non c'è più. Vedo il suo profilo oltre il prato di erba alta, oltre il campo minato, sul confine del bosco alla mia sinistra. Al riparo tra i tronchi del suo stesso colore nero. Miro di nuovo, ma so che è inutile. Jack è uno Slender di quelli difficili da seccare, uno di quelli di rango più elevato. Se è intelligente. Può teletrasportarsi e può leggere i miei pensieri. Conosce tutte le mie mosse. Ma credete sia un problema? Uno stratega deve riflettere prima di agire, ma un animale in caccia segue l'istinto. Agisce prima di pensare e solo dopo realizza quello che ha fatto. Quando toglie il peso dalle viscere della sua preda, e io sono proprio quel genere di animale. Sento l'odore del mare oltre la collina alle mie spalle. Le onde dell'alta marea mi promettono una via di fuga in caso le cose si mettano male. Mi guardo in giro e capisco che qui sono troppo scoperto. Ho l'inquietante sensazione che forse non farò in tempo a raggiungere la costa, ma in tutta sincerità la cosa non mi interessa. Perché nulla toglie il coraggio all'uomo come l'attesa del fallimento. Jack è sparito di nuovo. Dove cazzo è? Estendo i miei sensi per cercare. Li assottiglio come lame. Sollevo la testa e annuso l'aria frenetico come un cane randagio. Questo posto non va bene. Ho bisogno della scogliera, di qualcosa di solido contro la schiena per non dovermi guardare le spalle. Faccio roteare la tracolla del fucile sotto l'ascella e la sposto dietro la schiena. Sguaino il macete e raccolgo da terra un pezzo di lamiera che userò come scudo. Ecco qui. Con il trapano a batteria che ho nello zaino, improvviso sei buchi sulla sua superficie e li collego tra loro incrociando dei lacci.
per poter infilare l'avambraccio e impugnarlo. Ah, come avete visto, non sono un coglione. Anni di sopravvivenza mi hanno insegnato che avere qualcosa a portata di mano per deviare un colpo è sempre necessario se si vuole sopravvivere. Avete presente quei vecchi film con vichinghi e spartani? Il loro modo di usare lo scudo, di abbandonarlo e di spostarlo sul lato prima di colpire? Ecco, tutte cazzate. Corro verso la spiaggia. La legnosità delle gambe mi avverte che è la mia ultima scommessa e guardo alle mie spalle. La strada è vuota e brilla sotto la luna ampia dietro di me. Sono sfinito. Inciampo in una radice che sporge nella sabbia. La salsedine mi si appiccica addosso e con le dita lotto per slacciare il pastrano che mi ingombra. Mentre all'ultimo secondo mi accorgo che quella radice altro non era che uno sgambetto del mio amico Jack. Bastardo! Mi ha preceduto sulla via per il molo. Si è teletrasportato e mi ha teso un agguato. Mi alzo sul gomito e meno un fendente alla sua cazzo di mano che cerca di afferrarmi. Gli squarcio la palma, ma non riesco a tagliarla a metà e questa penzola sul suo polso come il cappuccio di una felpa cucito male. Che schifo d'inizio! È come combattere contro un fantasma! Il suo corpo non offre nessuna resistenza e non mi trasmette nulla, nemmeno la sua presenza, e non ha percezione del dolore né dell'eco della rabbia che gli urlo addosso. Ma che cazzo? Lottare in questo modo non ha senso! È come sbattere una porta troppo forte, una violenza senza vittime, e io sono come un lupo che sta morendo di fame e che finalmente incontra nel bosco un coniglio bello grasso, il mio pasto. Ho bisogno di quella cazzo di violenza. Jack, dammela! Dammela, per favore, ti imploro! Ne ho bisogno! In risposta lui allunga l'altra mano e non ci penso due volte a trafiggerla menando un affondo da dietro alla protezione dello scudo. Perdo la presa sul macete e questo gli rimane conficcato nel palmo da parte a parte come un'orribile spina di metallo. Appoggio un ginocchio sul terreno per la stanchezza. Riprendo in mano il fucile e scarico l'intero caricatore sul femore di Jack che cede spezzandosi. Crolla a terra come un albero abbattuto da un Gatling in una di quelle stupide recensioni di armi che guardavo su YouTube. Bene, è caduto. Questa è la mia occasione. Impugno l'ascia e mentre cerca di rialzarsi dalla sabbia con un goffo addominale corro sul suo corpo come una scala. Jack! Jack, sei pronto? Paparino sta per aprirti la testolina a metà! Il bacino è il primo scalino e appoggio il piede lì dove avrebbe dovuto avere le palle. Poi gli avanzo sulla pancia e sento la pressione dei bottoni della giacca sotto la suola degli scarponi. Finalmente, finalmente sono a tiro della sua testa. Impugno l'ascia con due mani, la sposto a destra, carico il colpo dietro la schiena e salto per aprirlo in due come un libro. Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata, ma cazzo com'è stato eccitante! L'ascia rimane lì, conficcata nella testa di Jack, spaccata in mezzo come un guscio d'uovo. Al suo interno non c'è niente. Solo altro bianco. Che delusione! Abbasso lo sguardo giusto in tempo per vedere la punta del macete spuntarmi dal petto e mi rendo conto del palmo di Jack sulla mia schiena. Bastardo! Così non vale! Hai usato la mia stessa arma per ammazzarmi! Il sangue mi esce dalla bocca! Inzuppa la giacca tingendola di scuro! E non del mio corpo in ogni direzione, verso il basso fino alle mutande. Come se mi fossi pisciato addosso. Scusa, Jack. Ti ho schizzato di rosso la faccia. Perdonami. Sai chi mi sembri adesso con tutte quelle macchie sul volto? Hai presente Rorschach? Il personaggio di Watchmen, ecco, proprio lui. Non sapevo che la propria morte potesse essere così divertente, ma la vibrazione delle mie risate non è un suono piacevole neanche per le mie orecchie e per un istante la mia coscienza si ritrae da me.
I tentacoli di fumo sulla schiena di Jack afferrano la gamba che gli ho staccato e la rimettono al suo posto. Guarisce in fretta, nascosta da una fine nebbiolina nera, come gas in una bibita scura. La spaccatura sulla sua fronte si rimargina e spelle lascia che si conficca nella sabbia con un tonfo sordo, e le sue dita sulla mia schiena fanno il giro per chiudersi sul torace. La gravità che percepisco mi avverte che si sta alzando in piedi e mi sta sollevando. Dalla mano serrata di Jack escono solo le mie braccia, le mie gambe e la mia testa. Che stupido. Sono il bambolotto di un mostro troppo cresciuto. Quel maledetto bastardo di Jack. È illeso. Ha vinto, fottuto Jack. Tremo e sfinito chiudo gli occhi. Mentre il mio compagno di giochi torna dai suoi sottoposti, le sue braccia vanno avanti e indietro, come il pendolo di un orologio. Il mio corpo sfiora i rovi sul terreno, le mie mani e i miei piedi ciondolano. Il rumore del mare si allontana e i giunchi si piegano spinti dal vento sulla loro debole, tremolante ombra riflessa sulla sabbia. Che strano. Mi sembra quasi di sentire il mondo girare su se stesso. Vedo la danza degli insetti nella luce della luna e riesco a contare le foglie che a cascata cadono dagli alberi. Che due coglioni! Ti prego, Jack! Avvitami la testa, staccamela, fammi diventare un tuo soldato, ma per favore, ti imploro, facciamola finita. Mi sembra impossibile che per morire serva così tanto tempo.